Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi, di nuovo, è tornato il cappello dell'Inter Perché purtroppo quando c'è i capelli che fanno schifo Vi dovete accontentare, ahimè, del cappello Non so cosa è successo a Kuromi... Ma Come c'è finita così esattamente, raga Aiuto, ok, ho demolito praticamente La mia camera, giusto per farvi vedere una cavolata Dicevo, dicevo, dicevo Oggi siamo tornati In una reaction incredibile ai video Di Dory Story Questo video si chiama Ho qualcosa di Insolito, praticamente Parla di un bambino, a quanto pare A cui, che è nato Con la coda, avete presente tipo i Saiyan Ecco, probabilmente è tipo la storia Di Goku nella vita reale, non ne ho Idea, comunque, sta di fatto che io come sempre vi invito a lasciare mi piace a questo video e mi raccomando commentate con il vostro momento preferito all'interno del video, quindi mi raccomando guardatelo tutto. Andiamo a vedere subito che cosa ci riserva questo video. Speriamo qualcosa di carino perché ho paura. Mi chiamo Darren e ho Aspetta, che voce ha? Ciao. Mi... Madonna, raga. Mi chiamo Darren e ho 14 anni. Cosa okay. rischi per soldi? Ovviamente per soldi dipende. C'è chi farebbe di tutto e chi fa di tutto. Io non lo so. Forse arriverei al limite. Dipende. Proponimi qualcosa. Ovviamente, vivere in condizioni di povertà è difficile. E se... eh beh. Se il tuo lavoro attuale influisce negativamente sul futuro dei tuoi figli, allora ne vale la pena. Dipende se c'hai figli. Penso che comunque, se fai un lavoro che sai che danneggia il futuro dei tuoi figli, i figli non li fai. Se questo lavoro ti piace così tanto. Sono nato con un'anomalia rara. Che arrossito, aiuto. Ho parti del corpo aggiuntive. Ok. Mentre sono vestito sono nascoste, ma temo che qualcuno scoprirà la mia peculiarità. Eh beh, prima o poi sì, se ti metti nudo davanti a qualcuno, caro mio, mi sa proprio di sì. Si è trasformato in una fobia. Eh? Eh beh, che adesso mi vergogno di dirtelo. Cioè? Ma io devo e presto scoprirai perché. Ok. Sono sempre stato interessato al motivo per cui avevo parti del corpo in più. La ma Eh beh, ci sta, eh. Mamma ha detto che non sono avvenute mutazioni nella nostra famiglia. Che allora cosa siete così una specie aliena scesa sul pianeta Terra? Cosa vuol dire? Non dalla parte della famiglia di mio padre e non dalla sua parte. E come è successo? Ma sai una cosa? Su internet ho letto che le persone in passato soffrivano spesso di tali anomalie. Ah, ok. Dovute al mescolamento. Cosa vuol dire, cioè quindi è possibile che uno dei miei parenti abbia sposato il fratello o la sorella. Eh, ho persino non ho cre... paura di immaginarlo. Ok. Ma poi, la verità spaventosa ha iniziato a venire alla luce. Ok. Mia madre ed io stavamo sistemando alcuni mobili in giro e ho notato dei fogli. Oh oh, quindi mi sa che i genitori non ti hanno proprio detto la verità, amico mio. Qua gattaci cova, te lo dico io! Questi erano alcuni documenti di un'azienda farmaceutica che okay. nascosti in tasca. Greve! Più tardi li ho letti. Si trattava di una specie di ricerca segreta sulle medicine. Ma vedi che tipo questi sono una famiglia tipo aliena, raga, che lalla la usano per farci degli esperimenti sotto, tipo robe simili. E sugli effetti collaterali che sono stati causati dai risultati dei test. Ok. Sembrava illegale. Beh. Tecnicamente, ora io non sono esperto di questa roba, quindi alzo le mani, però che io sappia fare esperimenti sugli esseri umani, a parte che moralmente non è proprio la cosa migliore del mondo, a meno che io come essere umano, proprio io come persona, non firmo un foglio in cui ti dico "Sì, va bene, dammi pure quella pillola che c'è una probabilità che se me la bevo mi farà crescere, non lo so, le corna del diavolo o divento un personaggio di Hazbin Hotel". In quel caso ti posso dire "Ok, se, se ti autorizzo io, io posso fare quello che voglio della mia persona, della mia vita, ok. Però diciamo che fare esperimenti di base proprio sulle persone non è proprio la cosa più bella del mondo, ecco, quindi. Mia mamma ha fatto esperimenti per soldi. Ah, ecco perché ha fatto la domanda all'inizio. Cioè, praticamente la mamma è una pazza che fa ste cavolate. Ho iniziato a pensare. E beh, probabilmente, sì, con tutti quegli esperimenti, con tutte quelle pillole e quelle cose che si è presa, ha fatto un figlio. E mi dispiace, tu sei praticamente il risultato degli esperimenti a questo punto. La mamma ha detto che dopo che mio padre ha rotto con lei, è rimasta senza un posto dove stare. Ah! Da sola, in una grande città. E quindi ha accettato di. Senza lavoro o denaro. Okay. Ha provato a trovare dei posti per fare soldi. Per sopravvivere. Inoltre qualche mese dopo, ha scoperto di essere incinta di me. Bello! Cioè, quindi praticamente tua mamma si è fatta sperimentare addosso. Mentre era incinta di un bambino. Cioè, proprio la... Allora, io spero le abbiano dato proprio il premio come genitore preferito, proprio il genitore migliore del... dell'anno. Perché, cioè, Beh. non lo so, neanche un pazzo scatenato farebbe una roba simile. Ma se guardi il momento in cui ha partecipato agli esperimenti, non avrebbe saputo della sua gravidanza. Ah, ok. Quindi dici tu di base è giustificata perché non sapeva... Ok. E se fosse per quegli esperimenti che sono nato così? Ma uh, guarda, io direi che sicuramente è per questo motivo. Cioè, non credo ci sia altra spiegazione. Poi non so cosa c'hai, non so se effettivamente c'hai la coda come c'è nella foto della copertina. Però dico a prescindere, penso che sia la cosa più probabile. Ho deciso subito che il motivo erano gli esperimenti condotti su di lei. Eh, beh, ho letto di queste cose su internet. Ok. Sulla lettera un... Vabbè, che su internet, se cerchi che c'è la febbre, ti dice che c'hai tre giorni di vita, eh, però. Così quella stessa sera mi sono diretto lì. Greve, sta andando dai tizi degli esperimenti? Mo vedi che lo gli fanno cose pure a lui. Ho deciso di non dire nulla alla mamma. Ok. C'era una specie di magazzino all'indirizzo della lettera. Questo posto recintato sembrava esattamente un laboratorio segreto dei film. Sì, beh, eh, non penso che siano cose accessibili a tutti. Anche perché di base i farmaci sono cose pericolose se utilizzati impropriamente. Quindi penso proprio che ci stiano. ho le... abbastanza paura di immaginare quali esperimenti avrebbero potuto condurre sulle persone. Ma non credo che sia tipo così. Cioè, spero di no, onestamente. Forse è per questo che sono un mostro. Ma io tuttora lo vedo normale, raga, non so cosa intenda per mostro, eh. A causa Vabbè. delle mie parti del corpo aggiuntive non riesco a vivere normalmente. Cioè? Avere una ragazza. Cambiarmi in un camerino. Ok, quindi è qualcosa di nascosto. È in piscina. Ok. Ho dovuto scoprire la verità. Ho sbaccato il recinto. Come ha fatto a scavalcare il recinto col filo spinato? Boh. Ma, sono salito all'edificio. All'improvviso, vidi delle luci lampeggianti e sentì urlare. E oh no, hanno le guardie di sicurezza. Eh beh. Ho dato di matto, se dovessero prendermi sarei sicuramente... Ma vi... non credo proprio, forse ti fanno uscire e basta. Cioè non è che rapiscono le persone e le trasformano, cioè... Non penso sia legale. ...una dei loro nuovi esperimenti. Sì, dai. La Torné cavia. Tornai corsa al recinto. E l'hanno preso. Ma una delle guardie mi raggiunse e mi afferrò. Ok. Sono riuscito a sfuggire alla sua presa, ma sono inciampato e sono caduto. Eh. Mi è sembrato che la mia parte bassa della schiena esplodesse. Ma? E se facessi del male a ciò che nascondevo da molti anni... Mi hanno sollevato subito per le gambe. Ok. E se mi legassero e mi mandassero nella stanza... Secondo me ti cacciano fuori e basta, così su due piedi... Dell'esperimento. O imbalsamarmi. Attraverso la recinzione. Ho visto un... Ah, ok... Auto della polizia. Mi stanno consegnando alla polizia. Eh sì. Zia, ecco. Ti stai violando una proprietà privata, cioè... Come sarà? Il mio sollievo è durato pochi secondi. Sono stato arrestato e portato alla stazione di polizia. Boh dato che non sono un adulto, hanno chiamato a casa. E così, noi tre, eravamo seduti in ufficio. Ok. L'ufficiale e mia... E la mamma, che stava già piangendo perché aveva capito la situazione. Pianse e chiese cosa stavo facendo lì. Poco dopo arrivò il pro proprietario del magazzino. Greve! Finì per essere una giovane donna decente. Cosa vuol dire una giovane donna decente? Questo me lo dovete spiegare nei commenti perché mi è nuova come cosa. Giovane donna decente! Per niente simile al Dr. Evil. Ma non penso che i proprietari di un magazzino farmaceutico siano per forza brutti pelati e con brutte intenzioni. Anche perché, tornando un secondo indietro, ricordiamoci comunque che alla mamma hanno fatto degli esperimenti solo perché lei aveva effettivamente accettato. Perché aveva trovato la proposta lì nel, nel giornale e lei aveva accettato per mancanza di soldi. Quindi non è che le hanno puntato un fucile sulla testa e, di, a, e le hanno detto se non prendi queste pillole ti ammazziamo. C'è cioè, la mamma accettato, eh? Quindi non capisco perché la missione del ragazzino... Il proprietario mi ha chiesto perché ho violato. Se volessi rubare qualcosa, ho capito che avrei potuto affrontare problemi reali con la legge. E... Sì, anche perché non Quindi ti conviene, sì. Ho detto sì. loro la verità. A eh proposito dei miei sospetti e della mia presunzione che ci sia un laboratorio nel magazzino dove okay. vengono sperimentate le persone e dove nascono i mutanti. Sì, vabbè, Chernobyl. Uno di questi sono io. La donna iniziò a prenderla ridendo. Ok. Mentre l'ufficiale non credeva che avessi parti del corpo aggiuntive. E eh vabbè, non penso che ti spoglierai dentro una centrale di polizia, vero? hanno detto a mia madre che suo figlio sta crescendo per diventare un teppista e un bugiardo. Ok. La mamma si vergognava così tanto. Non ho. E quindi? Ho detto niente. Non potevo sopportare di vergognarmi e mostrarli. Beh, io l'avrei fatto, però scusami, eh. se ti prendono per bugiardo, sì. Il proprietario del magazzino ha consentito a ritirare le spese di trasgressione. E ok. Disse che nel magazzino immagazzinavano solo mobili. Mmm. Non lo so, Rick. Mi sta un po' puzzando questa storia, eh. Mi sentivo un ritardato totale. Ehi! L'avevo davvero inventato tutto? Mm, non lo so. Sulla strada di casa la mamma rimase in silenzio. Quindi la mamma non dice niente, praticamente zitta, non presente in tutta la storia. Ok. Pensavo che mi avrebbe urlato contro, ma invece a casa mi ha invitato per un discorso serio. Ah, ok. Quindi si parla finalmente? Ha detto che in realtà c'era un laboratorio. Ah. In effetti ha partecipato ai test sui farmaci. Ma che... Ma solo dopo la mia nascita. Ah. E quindi? Successivamente ha confessato. Finisce quando mio padre ha rotto con lei. Okay. Era disperata. Ha avuto un esaurimento nervoso e ha iniziato a prendere diverse pillole in grandi dosi. Oh no. Sedativi Per dimenticare tutto. Li ha acquistati senza prescrizione. Chi è quel il padrino? Medica. A quel punto non pensava ai possibili effetti collaterali. Ora mia madre si incolpa. Ah. Ma non sapeva che era incinta di me in quel momento. Ok, quindi allora gli esperimenti li ha fatti dopo che è nato lui. Però quando era incinta di lui. Praticamente il padre l'aveva lasciata, cioè il padre di lui, quindi il marito l'ha lasciata, il fidanzato, non sapeva che fosse incinta di lui e si è distrutta praticamente di pillole. E questo è il motivo. Vi cosa stava attraversando. Vabbè, ma non lo so, non c'è un'operazione che puoi fare. E mi si detti per abbracciarla. Mi ha chiesto se avrei potuto perdonarla per le mie deformità. Eh? Ma non sono sicuro. Dato... Eh, beh, sicuramente non te la passi tanto bene, sì. Cioè, già solo il fatto che per dire non puoi andare in piscina perché giustamente ti, 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 ti senti. Che è davvero difficile per me vivere con loro. È orribile, sì, immagino. Ma vorresti sapere di cosa si tratta. Sì, anche perché dico, boh, sono passati sei minuti. Almeno mi piacerebbe vedere. Oh, okay. Oddio, la mia anomalia è una coda. Vi giuro su dio che ho avuto paurissima all'inizio, raga. Perché pensavo fosse la parte di davanti e non il. È corta, lunga solo pochi centimetri Beh, però scusami, allora non si vede se vai... Uh... Ma è reale Beh, però scusa, se vai in piscina non si vede Con vertebre e vasi sanguigni all'interno Ah, pure! A causa loro i dottori si sono rifiutati di interromperlo Ah, quindi non possono toglierla Dicendo che era troppo pericoloso E beh, potresti rimanere tipo paralizzato Ho anche un terzo capezzolo Ok, questo è grave. È difficile da nascondere perché sono un ragazzo. Vabbè, ma quello lo puoi rimuovere, credo, no? Ad essere sincero, nel mio cuore l'ha in colpo ancora. Poverino. Cosa ne pensi? Eh, che sei un po' sfigatello, sì. Mi dispiace veramente un botto. Raga, fatemi sapere voi cosa avreste fatto nei commenti. Però sicuramente non è una bella situazione. Bruttissima roba. Ciao volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, scusatemi ciao volpi a basso tono ma ancora la mia voce come potete ben sentire non è proprio il massimo ma siamo qui oggi perché mi sono messo a ridicolo e non come al solito ma vi faccio vedere adesso una foto direttamente dal mio cellulare ho fatto un video che vi consiglio di andare a guardare insieme a Robby in cui sono diventato lei avevo un filtro in faccia però eh, mi ha praticamente trasformato in una donna in una ragazza e vi faccio vedere meglio il trucco se volete vederlo meglio mm, vabbè un po' imbarazzante per quanto mi riguarda ho ancora un po' le rimasuglie qua negli occhi però vabbè e quindi mi sono detto perché non sfruttare queste foto perché in realtà robbia ha la mia foto proprio da ragazza per farci un video una copertina di eh, su diario segreto e quindi signori oggi andremo a vedere un video divertente sai che ha detto che ha trovato un video migliore ed eccoci qua ho cambiato il mio corpo per riconquistare il mio ex che comunque è un po' collegato l'ho cambiato il mio corpo anche perché mi sono pure vestito da ragazza E a detta dei miei amici stavo pure benissimo Spoiler no Ma andiamo a vedere questo video Come sempre ragazzi lasciamo like e iscriviamoci a Diario Segreto Che se non mi dà tipo 100 milioni di euro Perché sui 200 mila iscritti se li sono fatti grazie a me No scherzo scherzo In realtà sono molto bravi Andiamo a vedere che poi in realtà vabbè non fanno neanche loro sto lavoro Cioè loro doppiano e basta Vabbè. Ciao, io sono Bridget Bridget, ok Per la maggior parte della vita ho avuto questo aspetto Vabbè, una ragazza normale comunque non... Ma poi è successa una cosa che mi... Si è andata in palestra che ...è cambiata e Ok E ho iniziato a prendere lo sport più sul serio Giusto, una bella cosa Ragazzi, allenatevi o comunque mangiate sani, mi raccomando Perché è una cosa corretta, è una cosa giusta da fare Sapete qual è la cosa più strana? Non riuscivo a ricordare alcuni mesi della mia vita I miei mi hanno detto che a causa di un trauma... Avevo perso la memoria Ok Spero che un giorno Non riesca a ricordarmi Che cosa mi è successo Ah quindi ha perso la memoria lei Madonna ma quanto è zoomato Aiuto E poi perché non sono giù Niente ragazzi Oggi sto facendo tutto male Tutto male Sono proprio stupido Questo è perché ancora non ho mangiato Non pensare al passato Concentrati sul futuro Esatto A parte questo piccolo vuoto di memoria La mia vita era incredibile Beh Ero in ottima forma Ed ero bellissima Deve... Se lo dice da sola Ragazzi Self confidence è la cosa migliore Persi marchi sport... Volevano collaborare con me. Ah, quindi sponsor, bello. Ovviamente partecipavo anche alle gare di fitness. Certo. Tutto è iniziato mentre mi stavo preparando per una di quelle gare. I premi non erano niente male. Cioè soldi Avevo l'occasione di diventare un atleta di fama internazionale Madonna Ero certa di vincere Non mi chiamavano Bridget l'indistruttibile per niente Bridget l'indistruttibile Vabbè Ero la migliore delle migliori Tra l'altro avete messo like al video? Per forza Già fatto subito E vi siete iscritti al canale di Diario Segreto? No A quello di Xiao si sono iscritti A quello di Diario Segreto non lo so Io ho invitato comunque a farlo eh Se non l'avete ancora fatto Questo è il momento giusto Una oh. sera stavo Sistemando la mia stanza, quando ho trovato una aschi di peluche sotto al letto. Ok. Mm, non ricordavo quel per popazzo Perché ha pianto? Una cosa strana era un'altra. Quando l'ho visto. Ho iniziato a piangere in modo incontrollabile. Ma perché? Dico sul serio. Ma... Avevo gli occhi pieni di lacrime e non riuscivo a controllarmi. Ho preso l'aschi e ho chiesto ai miei se sapevano qualcosa in merito. Ok. La mamma mi ha preso il pupazzo dalle mani con aria nervosa e lo ha lanciato nell'immondizia. Probabilmente okay. lo hanno lasciato qui gli ex proprietari. Non pensavo... mm, Non lo so, la mamma mi sembra un po'. Salci, tesoro, mm. me ne sono dimenticata. Mm. Ma poco dopo è successa un'altra cosa sospetta. Mi stavo preparando uno spuntino mm. e ho sentito i miei urlare contro un ospite oh. misterioso. Azz! Ma che capelli ha sua mamma? Vabbè. Non permetterti di Sembra la regina Elisabetta. Parmari qui e di rovinarci la vita! Crema? Che mm. cavolo stava succedendo? Ho sbirciato in corridoio, morivo dalla curiosità. E chi Ma era il coperto? Aveva già cacciato l'ospite. Chi era? Nessuno? C'è la mamma con le baffala. Hanno vabbè. sbagliato indirizzo. Se le credevo. Certo che no. Ovviamente. Ma ero in ritardo e non avevo tempo di chiarire la questione. Ho preso l'aborto. Quindi gara di fitness. E mi sono precipitata in palestra. Ok. Mi aspettavo il receptionist pronto ad accogliermi. E invece... E invece ho sentito qualcuno russare. E eh, vabbè poverino, quello nell'attesa si stava facendo un sonnellino. Ragazzi, dormire è la cosa più bella del mondo. Per niente, il mio secondo canale si chiama Xiava sonno. Ho guardato dietro... Scrivetevi cortesemente. Sto al bancone e ho visto un tipo strano che stava dormendo con la bava alla bocca. Ah, non era lui il tizio, quindi era un tipo strano. Ok. E il proprietario della palestra stava arrivando. Se avesse Azz. visto il suo impiegato dormire, lo avrebbe licenziato su due piedi. E quindi, per salvare il salvabile, gli ha distrutto Così la zona di fare. ho deciso di salvarlo ho costito insistentemente. Ok. Il receptionist si è svegliato ed è saltato in piedi. Eh, sto dormendo. Sto lavorando. Il mm. proprietario ha annuito il segno di approvazione. Ma scusami. No, ma se la porta era di fronte, non se ne è accorto. Che stava dormendo quello. Vabbè, evidentemente è come il MacLay. È così tanto grossa di muscoli. Proprio ha un trapezio così largo. Che non se ne è accorto. Perché copriva tutto il muro. Quindi, vabbè. Ci Ci sta. ho superati. E la receptionist che a quanto pare si chiamava Dave invece mi ha ringraziata Giusto Cavoli, Giusto Ho passato la notte sui libri e mi sono addormentato Succede dai, può capitare ragazzi ogni tanto Siamo umani eh, si può sbagliare Se non fosse stato per te mi avrebbero licenziato il mio primo giorno di lavoro Madonna comunque, primo giorno forse vabbè Grazie Supergirl Sup Cosa? Supergirl Supergirl okay. Dave mi ha mostrato un fumetto con una supereroina forte e coraggiosa sulla copertina Tu sei uguale? assomigli tantissimo Sarebbe bellissimo se facessi un cosplay Ma è uguale a lei Ma gliel'hanno pagato il copyright Mi ho detto che non conoscevo il mondo dei fumetti Dave mi ha invitato al comic con che si sarebbe svolto quel fine settimana Palese il Romics Che tra due mesi iniziato a comprare i biglietti Che ci vediamo lì Eh Sempre se non muoio prima Solo con mia amica Ovviamente Per forza certo Devo ringraziare la mia salvatrice Certo Ci vediamo sabato Ho iniziato ad allenarmi E poco dopo mi sono accorta che un bellissimo Az, Emo ovviamente Capelli neri, orecchino. Sempre quelli sono. Io non sono Emo quindi. Ragazzo, mi Non so, io non ho i capelli neri. Tutto l'opposto. Bianchi sono i miei. Stava guardando. La tua tecnica è impressionante. Questa è la mia prima volta in palestra. Avresti voglia di darmi un paio di consigli. Vai. Io comunque sono Nick. Piacere, la sua oh. voce. Ma visto. è caduta proprio in amore. Sta morendo. Era la prima volta che vedevo Nick, ma ho sentito subito scoccare la scintilla. Az. Ho accettato e ci siamo alle. Madonna! Ma quanto alzano? 150 miliardi di chili? Nati insieme per tutta la sera. Ma poi scusami, quella prima volta in palestra ci hai presi più grossi dei suoi. Per qualche strano motivo mi sembra. Ma che? Cioè, prima volta in palestra e ti carichi 400 kg di robo, ma come fai? terribilmente. Io la prima volta in palestra. Mi sono pisciato addosso dalla paura! I familiari, abbiamo. Vabbè, magari è la prima volta in quella palestra, chi lo ho sa Ho subito sentito una forte connessione tra di noi. E abbiamo okay. deciso di rivedersi. Quindi connessione: sì. quel fine settimana, come promesso, sono andata al comic con, con Dave. Mm. Credevo che mi. che poi, comunque, Dave, posso dirlo, sembra uno di quegli NPC uscito da dei Sims che becchi, tipo, sempre in giro a fare cose strane, raga. Quando, tipo, cammini in giro per la città e trovi sti tizi che, tipo, borrovistano l'immondizia, non lo so, Sembra proprio lo stor. Starter pack di videogiochi Sto tipo Mi sarei annoiata a morti Invece è stato bellissimo Dave mi ha portata davanti Ad alcuni stand E mi ha parlato Dei suoi personaggi preferiti Ok A un certo punto Una bambina si è avvicinata a noi E mi ha dato un fumetto Con Supergirl in copertina Ma come Ma qua la cosa è veramente seria Ma non è che qualcuno Gli ha rubato l'immagine è la mia eroina preferita Mi fai l'autografo Ma che cazzo Ho sollevato la bambina Per dimostrarle la mia forza Lei ha lanciato un grido di gioia E Dave mi ha fatto l'occhiolino Ok Te lo avevo detto Sei uguale a Supergirl Sì ma c'è un problema Dateli i soldi Grazie per avermi portata qui Sono davvero contenta Io e Nick ci stavamo avvicinando mm. Siamo usciti Bella la felpa, lei, Davidson Siamo insieme un paio di volte e abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme. Palese. Quando mi ha chiesto se volevo mettermi con lui, ho accettato senza esitare. A casa ho mostrato ai miei una foto del mio ragazzo. Speravo che fossero felici per me, ma... Ma ovviamente la mamma voleva il tipo incravattato che va in bocconi e che dice figa ogni due per tre. Sbaglio? La loro mm. reazione mi ha... Palese. A sorpresa. Stai alla larga da quel ragazzo Bridget È una brutta persona Oddio non è che era lui quella alla porta di poco fa Non capivo perché i mm. miei odiassero Nick così tanto Ma invece Brave. di spiegarsi hanno continuato a ripetermi di non frequentarlo Gravissimo Tuttavia io ero innamorata Così i loro avvertimenti sono entrati da un orecchio e mi sono usciti dall'altro Palese Io e Nick ci siamo messi insieme Ok A volte saltavo persino mm. gli allenamenti per uscire con Brava complimenti lui. Sfortunatamente era fin troppo evidente. Il primo giorno del campionato avevo la testa tra le nuvole. No, ragazzi, mai fare questa roba per gli altri, eh, mai. I sogni vanno sempre rincorsi, a prescindere. Le relazioni sono un plus. Questa è una cosa sbagliata, eh. Non prendete esempio perché. I miei risultati erano atroci. Ho fallito miseramente e sa. Eh, direi: allamiarci nemica. Never, never! Ha fatti i salti di gioia. Bene, bene. bene Bridget l'indistruttibile è fuori allenamento. Pre Gravissimo. Devo sto prendere tuo posto allora. Scordatelo, ribalterò la situazione e tornerò in cima alla classifica. Ok. Aspetta, cadere dalla cima è doloroso? La sua arcinemica, eh. <ride> Attenzione. Ha riso sotto i baffi e se ne Come è vestita? È andata. deve approvata a rallegrarmi. Era proprio un buon amico. Nel nono capitolo anche Supergirl è stata sconfitta. Ma può succedere, può succedere. Poi, si è fatta coraggio e ha abbattuto tutti i suoi nemici. Grazie, amico. Quando sono venuti da me, i miei erano furibondi. È tutta Io... colpa di Nick. Devi lasciare quel delinquente oggi stesso. Ho risposto loro che Nick era un bravo ragazzo e che era Sì, però ti sta distraendo. Cioè, sei tu che ti fai distrarre, in realtà lui non c'entra niente, però. Ma se mi vietate di stare con lui, noi noi sca Speriamo insieme. Vabbè, ora che l'hai detto, ti rinchiudono in casa per sempre, addio. Ti mettono al posto del peluche di diaschi che ha trovato prima. Hanno sotto al letto. La testa. Mi hanno detto che dovevamo parlare e mi hanno trascinato a casa. Papà ha preso dalla soffitta una scatola tutta impolverata. What? Dentro c'erano diversi giochi, dei biglietti e alcuni nennoli Alcuni cosa? Mi riconosci? Uh, mi sembravano familiari. Ma non capivo perché. Speravamo che potessi superare questa pagina della tua vita. Ma come fa a superarla se non si ricorda niente? A quanto pare siamo costretti a raccontarti la verità sul tuo pa eh, passato. Direi ero più rotondetta stavo insieme a Nick. Ah, questo non me l'aspettavo. All'inizio eravamo felici, ma poi lui era cambiato e mi aveva lasciata. Ah. L'avevo presa male e non riuscivo a superare la rottura. Questo è stata veramente una grossa batosta A un certo punto il dolore era di... Sì, Nick vestito uguale da anni, Nicole. Boom. si capisce come sia possibile. Nick ha, lo stesso, Nick ha lo stesso vestito da 8 miliardi di anni. Sempre così lui. Felpa rossa, mai, niente. È diventato insopportabile. Avevo trovato uno specialista di ipnosi che mi aveva aiutata a cancellare Nick dalla memoria. Cosa gli hanno fatto il lavaggio del cervello? Dopodiché Dove l'hanno portata dalle suore sui genitori? Mi ero sentita. The fuck? Mi Ero appassionata agli sport e mi ero messa in forma. Tuttavia, qualche settimana prima, Nick aveva scoperto il mio successo. E giustamente, glow up, e quindi torna il malessere. E aveva deciso di riprovarci con me. Recentemente è venuto qui. Gli abbiamo detto che non ti ricordavi di lui per via dell'ipnosi mm. E lo abbiamo cacciato mm. Ma lui ha trovato comunque un modo per tornare con te Non lo so però mi sembra troppo strana sta situazione raga Non so com'è Se com non lo lasci Nick ti rovinerà la carriera E ti farà soffrire di nuovo Madonna Sì beh effettivamente però Tesoro sai come si dice no? La prima volta che mi inganni la colpa è tua ma la... Sì però il problema è che Se lei in questo momento sta fallendo Nel suo diciamo lavoro Nella sua carriera Mica è per colpa di Nick Cioè Nick non le ha mai detto non andare ad allenarti È lei che si distrae perché è troppo innamorata Quindi mm. Seconda mi Girava la testa. Quindi oh. quel vuoto di memoria non era causato da un incidente. No, no, è stato fatto intenzionalmente da un tizio che. fa le magie con i serpenti. Allora avevo voluto. Quelli con i flautini. Sono io. Che oh. follia. Ho guardato di nuovo la scatola. Mi mm. sono tornati alcuni ricordi. È oh. mm. stato Nick a regalarmi quelle cose. Era tutto vero. All'inizio ero distrutta. Ma poi ho capito che avevo raggiunto il limite. Ok. Devo trovare Nick e guardarli in quegli occhi da bugiardo. E I miei genitori mi hanno detto tutto. Stavamo insieme e tu mi hai spezzato il cuore. E adesso, però, sono curioso di sapere cosa ci dirà Nick. Però. Non ti permetterò di rovinarmi la vita di nuovo. Dopo Ma perché lui la sta seguendo con un sorrisino? Proprio come se non. Cioè, lui non ha cambiato espressione dopo quello che gli ha detto. Ci cioè, gli ha appena detto molliamoci, lui è così. Non ho capito, vabbè. Mi ha detto quello che volevo, ha fatto per <ride> Niente, raga, fisso, boh. L'hanno creato, ho proprio messo lì tipo PNG. Man Nick mi ha raggiunta. Vorrigetta, aspetta, non è come credi. Ricordi quanto eravamo felici insieme? Tu mm. avevi quelle guanciate adorabili. Ti amavo. Uscivamo insieme. Mangiavamo gli hot-dog e guardavamo le serie tv tutti i giorni. Ok. E I tuoi genitori non approvavano la nostra relazione. Ah, ecco. Hanno fatto in modo che ti dimenticassi di me attraverso. L'ipnosi. Ora sei. Un... Come hanno fatto? Una ragazza di successo e li fai guadagnare. Non vogliono che questo finisca. Ecco. Ah, ecco. Quindi praticamente lei tramite la palestra e le gare fa i soldi, che poi dà ai genitori perché vive ancora con loro. E loro vogliono sfruttarla, capito? Ecco perché le dicono di continuare. Mamma e papà non farebbero mai niente di simile. Eh ma non lo so, eh, tua mamma con quella capigliatura... Mm. Non vedi che ti stanno solo usando. Non permettergli di separarci di nuovo. Non sapevo a che credere. Un pezzo mm. che mi aveva fatto... Voi a chi credete ragazzi, non lo so. Ho boh. fatto battere il cuore. Oh, ai miei genitori. Sono tornata a casa piena di frustrazioni. Giustamente, giustamente. Senti... Già va perso la memoria. Stavano parlando dei miei contratti con i marchi sportivi. E allora sì, hai avuto la conferma. Bridget non può perdere tutto per colpa di Nick. Sono tantissimi soldi. Ecco, vergognati. Ma almeno i soldi usati per farti i capelli, no? Che sembra che c'è un porco spino all'impiedi. Avrebbe vinto così tanti premi al campionato se lui non l'avesse distratta. Mi si è fermato il cuore. Brutta roba, eh. Devo urlare di rabbia. Nick aveva ragione. E certo, uno che si chiama Nick dico può mai avere torto, ovviamente no. I miei genitori erano interessati solamente ai miei guadagni. Ho Ebbè. deciso fermamente che nessuno mi avrebbe più usata. Sono entrata di colpo nella stanza e ho urlato che voleva abbandonare lo sport. Non, già non provare a rovinarti la carriera. A rovinarci la vita al massimo. Vabbè. Il mio futuro riguarda solo solo me. Ero testarda come un mulo, invece di allenarmi, hai iniziato a uscire con Nick tutti i giorni. Ottimo. Il campionato di fitness? Oh. Mai sentito nominare. <ride> Finalmente potevo mangiare i dolci, dormire quanto volevo e non fare niente tutto il giorno. Ma scusami, ma la palestra non era la sua passione? il mio telefono esplodeva di notifiche. I rappresentanti dei marchi sportivi continuavano a chiamarmi. Volevano sapere perché non ero andata ai servizi. Mo gli arrivano 2000 denunce fotografici e ho avuto un mental breakdown impazzita. Ragazzi, io non avevo postato le foto dei loro prodotti sui social come da. Beh, beh, ho solamente detto a tutti che ero stanca di tutti quegli impegni. E anche di essere bricca. Niente, vacanza, anno sabbatico. Così. Un progetto indistruttibile. Volevo solamente essere me stessa. Volevo Ci essere sta. libera, innamorata e felice. Giusto, se ti senti costretto nella cosa non è una cosa da regalare di fare contro voglia. E come ho smesso di allenarmi? <ride> nella sua reputazione, vabbè... Sono giusto. sono aumentata di Ci qualche sta. chilo. Ma ogni... Eh vabbè, dai... Un giorno somigliavo sempre meno a Supergirl. Ma a mm. chi importava? Nicker, il ragazzo dei miei sogni. Anche Dave si è accorto che avevo smesso di andare in palestra. preso qualche chilo dove non si vede. Una sera ho notato che era fuori dalla mia finestra. Tutto normale per uh, Dave. Vabbè. Dave. La mia stanza è al primo piano, come hai fatto a salire fin qui? Appunto. Mi sono arrampicato sull'albero. Ti va di farmi entrare prima che io mi esibisca nella caduta di Dave? Secondo me te lo meriteresti visto che sei un pazzo psicopatico stalker, ma vabbè. <ride> sei proprio strambo. Certo, vieni pure. Quando ho entrato mi ho raccontato quello che era successo e il motivo per cui avevo smesso di allenarmi. Ok. Non sono sicuro che abbandonare lo sport per vendicarti con i tuoi sia una buona idea. Sì, appunto, anche perché se ti piaceva farlo... Oh, ma sono comunque dalla tua parte Grazie Sei un vero amico Abbiamo chiacchierato Sto Dave però non lo so raga Un po' sus Allora è una storia di diario segreto ok Ci deve per forza essere qualcosa che ci scioccherà Quindi secondo me adesso succederà un qualcosa di veramente assurdo Fatto un po' E poi Dave è tornato a casa. Dopo essere uscito dalla finestra è quasi caduto dal primo piano. Mm, mm. Dave non era il ragazzo più aggraziato del mondo. <ride> il giorno seguente ha deciso di fare una sorpresa a Nick. E okay. sono andata a casa sua senza avvisarlo. Ottimo. Sfortunatamente sua mamma mi ha detto che era appena uscito. Uffa, mi ero impegnata così tanto per fare un gesto spontaneo. Ha mm. alzato le spalle e sono tornata indietro. Volevo chiamarlo. Ma poi l'ho visto andare verso la palestra. Hai visto? Secondo me c'è... Qualcosa di strano in questa storia Attenzione ragazzi oh, Avevo la sensazione che stesse succedendo qualcosa di strano Così eh, l'ho eh, seguito eh. Dave era di turno Bridget stavo per chiamarti il tuo ragazzo è appena arrivato E beh Dovresti vedere tu stessa No, sì. No. Con l'arcine nemica. Ero troppo... No. Preoccupata. No. Sono entrata in palestra io ho visto Sara che si stava allenando. era con lei e le faceva il tifo. Forza tesoro. Come tesoro. Come tesoro. Come tesoro. Come tesoro. Come tesoro. Come Che cavolo! È stato come ricevere una sberla in faccia. Mm -mm. Perché il mio ragazzo mm -mm. e la mia arce nemica stavano flirtando? Sì, ma appunto, questa è una cosa che non ho capito. Sono andata da loro e ho preteso una spiegazione. Mm. Sara. Pasticcino. Ha alzato gli occhi al cielo e mi ha rivolto un sorrisino. Wow, non ti ricordi proprio niente, vero? Eh, mi sa di no a sto punto. Mi ha rubato il fidanzato, stiamo insieme da un po' ormai. Mi... Ma come, scusami? Pic è vero? Ok, mi sono stancato, è vero. Sara è la mia ragazza. No, raga, non ci credo. Praticamente, Sara ha chiesto al tizio di farla di nuovo innamorare di lui per, diciamo, distoglierle l'attenzione dalla palestra. Perché lei voleva superarla. Immaginati la perfidia! A che punto può arrivare? Ti ho chiesto di uscire solo per convincerti a lasciare lo sport. Ora che non sei più una minaccia per nessuno, Sara può vincere il campionato. <ride> Vero. Non ci credo. Sono le cioè, ha battuto... Come che si chiama Bridget l'indistruttibile? Boh. Non sentivo più le gambe. Boh, Stavo insieme a Nick ed ero la ragazza più felice del mondo. Ma un giorno mi aveva detto che si era innamorato di Sara. Mi aveva dato quell'aschi di pezza co ecco come mi regalo di addio e mi aveva... Esistono i regali di addio? L'ha lasciata sotto boh. alla pioggia. Aspettavo una pistola, un coltello. Cosa mi Bridget? È solo che Sara è bellissima Mi aveva spezzato il... Cosa vuol dire? Poi se n'era andato Ma io non riuscivo vada. ad accettarlo Così avevo deciso di riconquistarlo in tutti i modi Volevo essere migliore di Sara Avevo iniziato a fare sport e avevo perso peso Ma okay. non importava che Madonna raga, che bruttissimo gesto con eh. me e mi è crollato il mondo addosso. Queste gym girls sono strane. Ero così distrutta che avevo fatto ricorso all'ipnosi, mi aveva aiutato. Ah, ecco perché quindi i genitori in realtà non le vogliono mai. Per cancellare Nick dalla memoria. Dopodiché la vita era tornata alla normalità. Avevo continuato ad allenarmi Ed ero diventata Bridget l'indistruttibile Non ci credo Zara raga Lei sapeva che non sarebbe mai riuscita a Quindi in realtà i suoi genitori le vogliono Pantani bene Quindi aveva chiesto una mano a Nick Lui aveva scoperto dai miei che lo avevo dimenticato E così mi aveva mentito sul loro conto Per convincermi ad abbandonare lo sport Non ci credo Proprio una stupida ingenua Come avevo fatto a credere a quella storiella e a. Eccola la, la canzonchina col pianoforte la che se la vittoria in mano a quei due i miei genitori avevano ragioni. Nick Madonna. era una brutta persona. Sì, molto brutta direi. che cosa farai adesso, eh? Piangerai, povera bimba. No. Cringissimo. Oh, torno dallo specialista dell'ipnosi. No. Faccio in modo di dimenticarmi di nuovo di voi! Povero Dave, raga! Lui tipo è un grande, poverino, non c'entra niente. Bridget, no, non farlo. Sono andata a casa di corsa. mamma ha perso metà dei capelli ho qua. ho mandato il viso nella spalla della mamma, sto soltanto tra i Poverina. non ho dovuto fidarmi di voi. Quando mi ha sentito parlare dei miei contratti Ho creduto che non gli importasse Dei miei sentimenti Eh sì perché è arrivata proprio al momento preciso Dopo che quello gli aveva so, detto Non te lo abbiamo detto ma La prima volta che ti sei avvicinata allo sport ci siamo indebitati per iscriverti in palestra e per farti seguire un allenatore privato. Abbiamo usato i tuoi guadagni per ripagare i debiti. No. Ho capito che non potevo deludere i miei genitori. Eh no, eh no. Dovevo dimenticare Nick e tornare in forma per partecipare al campionato. Senza ipnosi, fidanzati con Dave che è un grande. I nerd sono sempre la scelta migliore. Ricorda la ragazza che stai guardando questo video. Non ti mettere con quello che porta le TN ai piedi. Perché se poi ti rovina la vita non è colpa di nessuno. Sono corsato. Cioè, sua in realtà è... Anche tu che hai scelto. Per mia sorpresa, Dave mi stava aspettando lì, mio padre! Posso dirlo? Posso dirlo? Ma che cosa vuoi fare? Ma non è giusto. Finché scapperei dal dolore, non potrai mai liberartene. Esatto. Inoltre, se cancelli questo periodo della tua vita, ti dimenticherai anche di me. Esatto, e poi non capirai mai e non avrai mai l'insegnamento che ti farà dire Ok, basta Nick nella mia vita. Sei disposto a sacrificare la nostra eh. amicizia. Prima esatto. che potesse rispondere, ho visto la bambina che avevo incontrato al Comic Con. Si era ah. fermata in mezzo alla strada per guardare la vetrina di un negozio No, la stavano per investire E non si era accorta che un ciclista la stava per investire Sono <suss> corsa È arrivata Supergirl E l'ho lei... spinta da parte prima che avvenisse l'impatto Boh, il tizio non si è fermato, cosa c'aveva nella bici, vabbè Il ciclista vabbè. se n'è andato e la bambina mi ha gettato le braccia intorno al collo Ok Ehi, hey, tu sei Supergirl Esatto, io ero Supergirl Ero un atleta e non avrei scelto la strada più semplice Chissà la bambina cosa avrà pensato da grande Tipo che esiste veramente Stai più attenta, ok? Lo giuro Sono andata da Dave E l'ho ringraziato per essere sempre al mio fianco Hai ragione. Devo processare queste emozioni spiacevoli E lasciarle Bravo. andare Invece che continuare a sbattere esatto. la testa Esatto Inoltre tengo molto alla nostra amicizia. Sono contento che hai cambiato idea. Ovviamente non ho avuto il tempo di tornare in forma per il campionato. Vabbè, dai, l'importante è aver capito, no? Non mi sono presentata comunque e ho fatto del mio meglio. Nick e Sara mi hanno rivolto un paio di commenti perfidi e Ma beh. io ho fatto finta di non conoscerli Bravissima eh, sì, conosciamo. Scusate ma ricordo solo che ritengo importante per me ah, Greve A proposito di persone importanti I miei genitori e Dave mi hanno abbracciata E si sono congratulati con me per l'ottimo risultato Eh Conoscere meno male che questa storia ti butti giù Hai tantissime vittorie davanti a te Sapete una cosa? Ha ragione. È certo che ha ragione. La cosa più importante è che ho superato le mie debolezze. Ora Beh. niente può fermarmi. Bravissimo. I miei genitori mi hanno regalato un vero cucciolo di aschi. Oh, hai Aiutatemi visto? a trovargli un nome. Scrivete i vostri consigli nei commenti qui sotto. Chiamalo Nick. E non di Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono con una tonalità seria e anche, come potete vedere, in veste di grigio e rossa. Ragazzi, quanto è bello questo accostamento di colori, questa felpa la amo. Non siamo qui per parlare di questo, bensì siamo tornati a reagire alle chat di WhatsApp perché un certo canale a cui noi abbiamo reagito per un bel po' di tempo è tornato in vita e Robby è appena entrata, nonostante ha paura del nostro vicino che ci busse e non voleva registrare con me. Indovinate chi c'è qua, Robby. Ma senza sedia, come pensi di poter registrare? registrare con me. Dobbiamo fare delle reaction. Come pensi di. Robby va a prendere la sedia. Nel frattempo, vi spiego che cosa faremo in questo video. È tornato in voga, e spero che ovviamente non mi denunceranno, ma penso di no perché ho già reagito ai loro video. Il canale Boom Free Enzone, Che ovviamente, ragazzi, vi invito a supportare. In sostanza, hanno iniziato a pubblicare tantissimissimissimi shorts. In cui praticamente eh, simulano gli screen che gli inviano praticamente i loro fan. Quindi, screen veri sotto forma di chat e quindi praticamente di gente che si si frenzona tantissimo oggi si parla d'amore quindi miglior persona non ci poteva essere insieme a noi e quindi Robby ovviamente ragazzi vi invito a supportare questi ragazzi perché fanno un lavoro incredibile allora reagiremo a chat di persone che frenzonano altre persone quindi ti avverto se sei debole di cuore sei ancora in tempo per ritirarti ho voglia di persone frenzonate nella mia vita perfetto ha appena detto che ha frenzonato un sacco di persone vabbè ce ne sono tantissime perché? vediamo No. Io non ho detto niente Vediamo che cosa succede in questo video e Ah c'è proprio il numero C'è proprio il numero Quindi sono no, vere Non lo so se sono vere Sì perché loro hanno una pagina Instagram In cui le persone gli inviano le vere foto In cui vengono finzonate Capito Ah secondo te alcune non sono fatte apposta Tipo non credo non lo so Cioè ti immagini Esci devo chiedere a mia madre Ma hai 25 anni? Ha detto no La mamma è sempre la mamma comunque okay, Leggi tu Prego a lei Ciao, questa notte ho sognato una voce che mi diceva scrivi a questo numero e troverai la donna della tua vita. Allora, già secondo me se inizi così sei un po' cringe. Però vediamo che cosa succede, cosa risponde. A parte che è la foto di un cane, vabbè. Allora Ed eccoci qua, grandi. amore mio. Ah, quindi è lui che scrive. Sì, come minimo avrà tipo 8 milioni di anni. Ma chi sei? Giustamente. Sono Marco e da oggi saremo per sempre insieme. Ecco, qua secondo me sarebbe già partita la denuncia, eh. È, è troppo creepy questa cosa. Ah, quindi proprio secondo te è una persona un po'... Un malatino. Sì. Un malatino? Sì. Okay. Vediamo. Io sono una nonna e ho 67 anni. Certo, guarda la foto. Oddio. E lui comunque non molla. Gli ha scritto cucini bene. Vabbè, ragazzi di Boom se ci volete rispondere... Facciamo una cosa... Dicidete nei commenti se una chat è vera oppure no fake. esatto, esatto, sono d'accordo. Peccato che tu sia fidanzata. Beh, effettivamente, Silvia, l'immagine che si bacia col suo ragazzo. Non sono fidanzata. E l'immagine di chi è, scusami. È, è, effettivamente sembra un po'. È, esatto, è il ragazzo con cui stai. Vabbè, sembra un po' esagerato. Ma mandano nella tua foto profilo, chi sarebbe? Tipo, ora gli dice: il mio fratello. Il mio padre, secondo me. È il mio migliore amico. Allora, questo è il tipo di ragazza, te lo posso dire? È un tipo di ragazza che io odio perché. Loro Aspetta Ti do la mia spiegazione Loro Lo vogliono il miglior amico Queste tipe Però non è Quel tipo di ragazzo Che veramente si Dicono il figo dei miei sogni Quindi lo tengono Come un cane bastonato Lì per sempre fermo a, a dargli delle finte speranze Così loro non si fidanzano mai E, e in più hanno tenere. il miglior amico Oh mio dio Ma cosa significa Frienzona mi ti prego Ma questo è da eh, bloccare Allora Questa chat è fake Perché nessuno risponderebbe Rispondere Mi ti prego Almeno che non deve Mandare la chat Sì sono d'accordo Sono d'accordo eh, Però Esistono persone così Diletta Mi manchi un po' Quindi già una storia Esistente a quanto pare Ti si manco va. Attenzione Sì Non so perché ma Ci sarà una svolta strana In questa storia Però sai cosa mi fa pensare Che siano vere le chat La cosa censurata Sì ma le chat mica le puoi registrare che ti No loro così. le riproducono Da quelle che gli mandano Da Instagram Madonna ma quanti cuori ci sono mm, mm. Dubito visto che Voglio chiedere Alla mia migliore amica Di uscire Tosta, preso da sì, diletto. sì, l'hai presa da diletta, Sofia. Qui sei una principessa. Madonna, ragazzi, cioè, ho uscito i messaggi Sono del 2005. Non è normale. Ma no, come fa ad approcciarvi Dio. così no, alle ragazze? No, è così. Sei una principessa, quella giustamente scrive. Io sarei una principessa, ne sei sicuro? Ma tipo, gli mando un audio in cui tira tipo un rutto della madonna. Beh, sì, perché no? Sei bella e simpatica. Perché non lo potresti essere? Ah, quindi prendi una principessa... Le... Quindi non serve un titolo di nobiliare, una castello, dei esatto. soldi. Bella e simpatica. Ragazze, se siete qua nei commenti, bella e simpatica. Tutte principesse. Tutte principesse. Apposto così. Perché ti lo più... Bestemmeli di un camionista vero e tubriaco, ci sta. Vabbè, eh, oh, eh, comunque secondo me non è detto che le principesse non... Eh... Vabbè, Elisabetta, sono innamorata di un ragazzo da più di tre anni. Madonna, Elisabetta, che è passato, mi dispiace. Cioè, eh, tante, tre esatto. anni. Ieri sera, dopo secoli di frenzon, mi ha confessato che gli piace tantissimo. E mi ha baciata. Elisabetta, non so che cosa è successo. Ma che... scusi, ma ti ha frenzonato per secoli e poi ti ha baciata. Com'è possibile? Mi eh. ha detto che sono la ragazza dei suoi sogni. Dopo dieci minuti ha avuto una crisi perché non riesce a capire se è etero o gay. E io ho dovuto consolarlo mentre piangeva, pure. Allora. Cioè, quindi questa ma... ragazza è stata usata per capire se lui era etero. o Sì, era... ma io penso che lei, tipo, non si fidanzerà mai più in tutta la sua vita, ce l'ha lasciato un trauma, credo, con sta roba. Sì. Marghe, oh, comunque scusate, ma tu sei chat con ragazze? Vabbè, sei arrabbiata? No. È eh, invece sì, perché quando una ragazza scrive il punto alla fine, è arrabbiata o ha 65 sì, anni? Sì, però posso dire una cosa, lo fanno anche i ragazzi. Sì, sì, anch'io lo faccio. Sicura? Adesso scrive sì: col punto. Palese. Oh, ragazzi, sono arrabbiate. Questo è un tip che vi vogliamo dare. Eh, ho capito, però la stai sfidando così. Guarda che non ti conviene fidare Margherita. Ah, fine Finito così, l'avrà bloccato probabilmente. Fondo dell'Inter. Questo è un fratello, eh? Lo so, in quel periodo pensavo solo a me stessa. Non mi ero resa conto che avrei dovuto mettermi con te. Ma che poi alcune sono censurate, alcune no. Forse perché alcune sono troppo lontane, quindi... Ma io ora mi sento pronta per una storia. Quindi è lei che si sta proponendo a lui tecnicamente o a lei, non lo so. E si è etichettata dal racconto. No, però posso dire una cosa. Quelli che rispondono così... Cinge un sì, po'. Sì, Cioè, nel senso, gli, era, era, gli facevi più Dicendo, guarda, non mi interessi proprio. L'avresti più devastata. Sono... Così sei sembrato un cretino. Che tipo, hai 5 eh, anni? 5 anni, anni. E quindi ti sei dato allora, dare la scusa perfetta per farti prendere in giro Vediamo un po' quelle di Instagram. Che magari quelle di Instagram, secondo me. Fatti un pisolino, ok. Ti scrivo quando mi sveglio, ok. A dopo. Ti avevo detto di fare un pisolino, non di entrare in coma. Sì, Classico, questo è. Questo è questa potrebbe essere vera e comunque sì, mh, abbastanza io potrei essere, infatti, lascio like. Buon compleanno, grazie, il mio è domani. Ma. Ma se, se l'hai fatto da solo? Non ho capito. Aspetta, 16 gennaio 2023. Buon mm. compleanno, grazie. Il mio è domani. E non gliel'ha mai fatto. Ah, l'anno dopo. dopo. Madonna, sì, ma ci continua a riprovare ogni anno. Ma è tristissima questa roba, mi dispiace. Eh. Ci siamo appena conosciuti, non dobbiamo correre troppo. Lo penso anch'io. Haha, beh, di qualcosa, ti amo. Secondo me questo è un po' correre troppo, eh. Il 90% delle persone che conosci fai così. Sì, 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 ma palese. Ma ho capito bene, ti sei lasciata col tipo? Sì. Domani ti posso prendere usciamo. Non mi lasci nemmeno il tempo di piangere per questo ragazzo. A che ora? <ride> Vabbè, chi esce oggi? Tu. Da solo, mi sa perché t'hanno buttato fuori. Quindi non è che. Sei interessata a qualcuna? Sì, tu. Um, ho un ragazzo. Sì, virgola tu? Ah, grazie a Dio. No, sono single e non mi interessa nessuno. Amore, oggi vado a giocare a calcetto, Poi vado a mangiare un hamburger con gli altri. Perché non me l'hai detto prima di persona? Perché ho paura di te. Vabbè, ci stai, è stato onesto, secondo me. Chiara, che è uscita stasera? Ma chi ti ha invitato? Ecco, questo vorrei, volevo essere io alle medie. Quando c'era quel compagno che si auto-invitava sempre e che non voleva mai nessuno. Però non ti fanno pena. Sì, dai, un po' sì, è vero. Okay. Questo è un cane. Se vedi un'anatra, significa che sei innamorata di me. Vabbè. Sì, un bravissimo Questa credo perché. che sia una ciazza tra cinquantenni, Oppure fatta apposta per inviarla a loro Nulla potrà rovinare il mio matrimonio. Solo perché sposo l'uomo con il quale ti ho tradito. Ma di WhatsApp 2020. Decchissimo, non ti dà il diritto di dire a mia sorella che sarà una festa di. Mh. Ti sposi il 25, giusto? All'aperto dove sognavamo di sposarci noi, giusto? Sì, e quindi ti brucia. Madonna, Stranamente 25 maggio c'è Zeus che tira i fulmini come... Sì esatto, non è la pioggia ma è Dio che ti sputa addosso letteralmente, sì sono d'accordo con il commento. Sono triste, domani ti racconto, però sto bene, voglio dire triste, però ok, piangendo eccetera, però bene. Comunque non voglio prenderti in giro, bene bene non sto. Come ecco questo... ha bisogno di terapia. Questo credo che sia un po' il mio carattere perché Robby dice che sono di porale... Cosa sono? Bipolare. Bipolare. Mia nonna, che è bello mio nipote. Sicuramente gli vanno tutte dietro. Io. Ciao, bellissima. Ti prego, no. Sei ancora fidanzata? No. Mi piace questa risposta. E la stessa risposta che darò alla prossima domanda che stai per farmi. Nel senso, vuoi uscire? Tipo, vuoi uscire con me? E se invece gli, gli scrivessi, rifiuteresti a un invito ad uscire con me? Sarei ti risponde No. Ho appena visto un braccialetto d'oro bianco Troppo bello per te, te lo compro? Che hai combinato? Che palle non ti sfugge Sì, sì, questa è una chat solita Che in realtà secondo me è uno stereotipo Che si dice che quando un ragazzo fa una cosa brutta Vuole fare un regalo alla ragazza Però onestamente io penserei a dirglielo Piuttosto che situazione sentimentale Io, secondo me siamo molto noi in questa foto eh. Lo so, te sei un caso a parte Sei come un amico gay ma non gay È la frase più triste che ho sentito quest'anno Che quest è sei un amico gay ma non gay Che è un amico gay per un ragazzo per una ragazza etero Ovviamente non è una minaccia è Inteso di provarci, no? E letteralmente sei un amico gay Ma non gay significa che Non ci proverei per niente con te Perché non mi piaci, capito? Anche se non... Hai insultato due categorie nella bocca Esattamente Ma tuo padre era un ladro? Dai, dilla No, niente È solo che l'ho visto svaleggiare un appartamento E scappare via Vabbè, questo si è salvato al. al probabile, gelato. probabile. Vi piace il gelato? A te piace tutto, tranne te. Sì, il cagnolino. Comunque, sono molto io, onestamente. Ma perché dovrebbe dire una cosa del genere? Ma, Ma saranno amici, secondo me, questi. Eh, sì. Beve storia triste. Ieri sera ero al ristorante e vicino al nostro tavolo c'era questa coppietta. Potevano essere fidanzati da un, due, tre mesi. Vabbè, mentre aspettavano che gli fosse serv stata servita la cena, erano entrambi con i loro telefoni in mano. Quindi, già ti capisce proprio la situazione. La cosa triste, la ragazza, per scherzarrito, gli ci ha detto dalle mani e avviso sul cellulare che lui messaggiava con l'amante. Oh la cosa triste già è che due persone che si amano solo da due o tre mesi ah, siano con il cellulare. Ma il fatto che lui stia con l'amante è ancora peggio. Ciao, visto che mi stalkerizzi sempre i profili, ti ricordi quando era la festa di fine corso in palestra? Non trovo più il post. Sabato 22 alle 15.30. Sei inquietante. Comunque, grazie. Ricordati che domani Tonanno fa 89 anni l'oredito, gli fanno l'anniversario. Questo What tipo up? di persone mi, mi fanno paura. Anche a me, penso, ma a chiunque. Che bella, mi piace. Questa mi sembra molto vera come. Ma lo skin della tua ragazza, mandi gli screen il litigizzi, è per questo che non hai un ragazzo. Boh, bella questa amore, richiesta di seguirti, amore. Sbloccami. Bello, mi piace questo profilo secondario. Ciao, ti volevo solo dire grazie. Buonasera, Mara. Per cosa? Mio figlio finalmente si lava. Beh, sì, questo in realtà è uno stereotipo abbastanza vero. Allora, secondo però me, Allora posso dire una cosa? Allora, direi una brutta verità su mio cugino. Ok, mio cugino viene preso in giro perché non si lava. Ok. Ma ogni volta che devi uscire con una, con una ragazza, ragazza Ma è uno stereotipo lavo. molto vero Allora secondo me Questa è una cosa a me capitava prima Io adesso mi piace proprio lavarmi sempre Però anche io quando ero più piccolino Mi lavavo tipo due volte a settimana oh, Tre Facevo, Ma perché proprio noi ragazzi facciamo schifo ragazzi È la verità Quando però sappiamo che dobbiamo uscire con una ragazza Vogliamo uscire tutti belli profumati Ma perché noi nella nostra sporcizia vivevamo bene Ora non è più il mio caso fortunatamente Però che è schifo due, due Ma sì settimana. Sei bello io Credo che comunque compensi il tuo squilibrio mentale. Comunque, le ragazze che piacciono a te, quindi queste. Vero, vero, vero. Sì, sì, sono molto sì, d'accordo con Robby. Che vi racconti? Parlami un po' di te. Ho appena messo fine ad una relazione di tre anni e mezzo. Ah, caspita, mi spiace. Stai bene? Sì, non è la mia la relazione. Ah, amore, stasera ti va bene se vado in birreria con gli altri a vedere la partita? Fai come vuoi. Ecco, questa è una di quelle risposte questa che. Ma no. io, no. Palese, no, non no. Però è tossico dire no. Sì, sono d'accordo. Un paio di mesi fa sono stato fienzonato da una ragazza, così una sera ho deciso di andare ad ubriacarmi per dimenticarla. Salgo sulla metropolitana, vado dall'altra parte opposta della città, scelgo un bar a caso, entro e me la trovo davanti. Cioè, lui è andato in un bar perché, tipo, voleva ubriacarsi perché per voleva. È entrata e l'ha vista una nel domanda. bar. Ma domanda, è mai successo nella vita qualcuno che ti chiamasse ubriaco e ti dicesse qualcosa di veramente strano? Mario, il mio migliore amico, mi ha chiamato una volta alle 5 del mattino dicendomi, e ecco, io ancora ho avevo la chiamata registrata perché ai tempi utilizzavo un programma che, tipo, ti registrava le chiamate. E mi ha risposto tutto strano dicendomi che vedeva i fantasmi. Era una sera, tipo, vicino a Ferragosto d'estate che vedeva i fantasmi credo che non stesse bene quella sera e ancora ci abbiamo l'audio del nostro gruppo che ovviamente non metterò però fa molto ridere a te uh, mi ha chiamato una volta una mia amica disperata del tipo che fa, eh, diceva non so dove mi trovo madonna diario segreto non so dove <ride> mi trovo e diceva ma scusa ma non sei uscita con tizia x me la passi non so dove mi trovo non so dove mi trovo sento che gli schippo il telefono E' ubriaca Ah, ok, apposta. Allora va bene, apposta così. Stacchi la chiamata, ovviamente. Questa è la mia foto preferita di noi del 2024. Non ho capito io dove sono? Oh, no, nel 2023. Addio. Questo è un bel modo per lasciarsi, comunque, no, si però, può dire. Perché... Brutto, però secondo me è un'uscita costile. Complimenti. Allora, dipende, dipende da quanto è stata cattiva la persona con quelle fatte. Vengo da te, mi apri e ti bacio. C'è mia nonna. Porto mio nonno. Oh Fai suo. un viaggio e due servizi, comunque. Rendi felici due persone, Dico qual è il problema? È un'idea perfetta. Uh, ciao, Fabio. Sono appena arrivata a casa e sono stata contenta di averti conosciuto di persona Ciao, credo che invece Fabio non sia stato molto contento di averti conosciuta Visto che ti ha dato il numero sbagliato È la sua fidanzata? No, eh, le ha eh. proprio dato un numero sbagliato perché tipo lei gli ha chiesto il numero Ma a lui non piaceva Però adesso io mi immagino la storia Questo è proprio da Barney Stinson Sì, ma secondo me computer. adesso loro si innamorano Tipo Vabbè. che si rincontrano un giorno No, e... no, ah, ma questi due che non si conoscono Ah, che non c'entrano niente, ora si innamorano con questa scusa Raga, sono al cinese, Ho appena aperto il biscotto della fortuna L'amore della tua vita è vissuto vicino a te Sono il capo Madonna Questo è veramente sfiga, eh. Uh, le altre possono essere pure belle Ma tu sei bellissima Però posso le dire Perché usi il cuore verde? È veramente brutto Si può dire Cioè aspetta Ci sono un sacco di colori belli Per il cuore rosa, nero Però rosso. effettivamente Scusami Lei che dice Le altre chi scusa Cioè di tutto il complimento Che ti ho fatto Tu hai preso in considerazione La parte più importante Questo è verissimo Cioè non Boh Comunque secondo me Sono fatti l'uno per l'altra Complimento orribile Risposta ancora peggio Si ameranno per tutta la vita Secondo me Papà hai visto il Giro? Che Ghiro, quello che ti prende in giro. Ah, come la tua ragazza? E dai, stavo solo giocando No. Ti sei sposato? Beh, che ti aspettavi? Che piangessi per te per sempre, che mi chiedessi in casa a soffrire? Io merito di essere felice. Ci siamo lasciati la settimana scorsa. Ma come hai fatto, scusami? Ma come hai fatto a sposarti in una settimana? Eh, evidentemente le corna gliele metteva da mesi. No, secondo me... Allora, ci sono delle persone mm. che pur di farla pagare alla persona con cui sono stati... Madonna, ma come fai a sposarti con una persona in una settimana? C'è la gente che uccide, immagina a sposare. Vabbè, ragazzi, comunque ci vediamo alla prossima. Se volete altri video come questi fatecelo sapere nei commenti. Non Grazie penso, a BoomFienza. Non fiazzanate le persone. Non fatelo. Ciao.